Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi, come avrete letto dal titolo, per andare a creare insieme un full makeup, ossia un look autunnale. Per ora ne ho tipo fatto solamente uno e anche abbastanza normale. Oggi volevo fare qualcosa di un pochino grafico, insomma andiamo un pochino a vedere che cosa creare. Oggi sono pure provvista di fascette con le orecchie molto poco da ottobre. Tra l'altro appunto questo è il primo video di ottobre, infatti per l'occasione è ritornato lo sfondo Ouija. Ebbene, direi che con le orecchiette pastelle e tutto il resto super goth non sono molto credibile, però un po' di cosine autunnali o da Halloween devono ancora arrivarmi, quindi stay tuned. Tra l'altro vi spoilerò già che il prossimo video sarà uno il gigante di un sacco di shopping che ho fatto con questo weekend, e uscirà poi anche un video di Shane sempre appunto a tema, che mi deve ancora arrivare ora che sta girando il video. Ad ogni modo direi di andare subito a preparare la base. Oggi vado a utilizzare, per cambiare un pochino, la rugiada per makeup di Neve Cosmetics. Ce l'ho ancora nel vecchio pack, quindi è abbastanza vecchio. Penso che sia anche abbastanza finita in realtà. Questa devo dire che mi piace come primer, perché comunque lascia, come potete vedere, è trasparente, però lascia la palpebra bella appiccicosina. Mi piace anche tipo per diluire i pigmenti, per tipo andare a creare un po' un ombretto un po' più liquido per appunto applicarlo meglio. Come vi stavo accennando poco fa, per il make up di oggi ho intenzione di andare a ricreare qualcosa di grafico. Vi giuro che sembra che ci sia la porta aperta, non la è. Come eyeliner oggi vado ad utilizzare questo di Anastasia, che mi piace tantissimo perché è super nero, super opaco, ha la puntina in feltro, però è super rigida, permette di essere abbastanza precisi. Credo che andrò anche ad aiutarmi con un pennellino appunto da eyeliner. Eccolo qui. Ho anche in realtà da provare questo di Spectrum della collezione Hello Kitty A09, però l'altro mi sembra molto più sottile per ciò che appunto devo andare a ricreare oggi, mi sembra forse un po' più adatto. Sono andata prima a creare una linea tratteggiata per avere comunque un pochino la guida, e ora la vado ad unire. Alla fine non sono andata ad utilizzare il pennellino e come potete vedere comunque è venuta una linea abbastanza decente nonostante tutto. In alcuni punti della parte della codina non è tanto precisa, ma non è assolutamente un problema, perché appunto adesso andremo a riempire il tutto. E credo che l'andrò a fare con la Amoressi Palette. Guardate quanto è glitterata, la amo decisamente. All'interno la trovo autunnale, un po' witchy vibes, soprattutto questa parte della palette. La trovo abbastanza adatta per il look che voglio andare a creare oggi. E come primo colore vado appunto con BK, che è il nero, e lo vado ad applicare con un pennellino da sopracciglia molto preciso nella parte più esterna della codina. Per questo che dicevo, non c'era bisogno di essere troppo precisi in quel punto. Vado prima a tamponarlo. Voglio praticamente fare un effetto sfumato dal nero, cioè voglio fare proprio nera appena questa parte e poi sfumato con, penso, Semsa, che è il pugno, ma poi ve lo faccio vedere bene. Insomma, andiamo un pochino a vedere che cosa utilizzare. Praticamente questo ombretto, se applicato picchiettandolo, pressando un pochino, sembra veramente l'eyeliner di Anastasia. E mano a mano che vado verso l'interno lo vado comunque a portare sempre un po' più verso l'alto, cioè comunque vedete qua sto più verso il basso, qua lo vado a portare un po' più verso l'alto e sfumo. Qui addirittura lo sfumo direttamente sopra l'eyeliner, così da andare a ricreare l'effetto che ho in mente. Vado ora con un pennellino sempre super piccolo, vado con questo a lingua di gatto e vado a sfumare il nero verso l'esterno. Reintensifico un pochino nella parte sotto e sfumo. E vado avanti così fino a che non ottengo l'effetto desiderato. Tengo ora sempre lo stesso pennello che ho utilizzato per sfumare il nero e vado ad applicare Semsa, che è appunto questo vinaccia, e lo picchietto sulla sfumatura, dandomi ovviamente verso l'interno. Poi se c'è bisogno andiamo ad aggiustare comunque la sfumatura con il nero. Vado ora con un altro pennello pulito a sfumarlo sempre verso l'interno. E ora nella parte più interna volevo andare ad applicare un glitter. Sono un po' indecisa se andare ad utilizzare Litty o Gemini. Bellissima la texture di questi glitter, sono così morbidi, raga. Comunque eccoli qua, questo è Gemini e questo invece è Litty. Forse ci sta meglio, non lo so, però
penso che ci stia tanto bene anche Gemini. Questi sono i glitter swatchati. A me non piace mai in realtà andare a swatchare i glitter, più che altro perché secondo me non rendono come un ombretto da swatchati. Oddio raga, sono veramente indecisissima. Non lo so, sapete, forse andrò con Litty. In realtà è bellissimo anche Gemini, è tipo un oro scuro, però tipo Litty ha dentro un po' di riflessi di vari colori. Dai, andiamo di Litty. Allora vado con il pennello che ho utilizzato poco fa per andare a sfumare Semsa, ad applicare OG sulla parte in cui ancora non ci sono ombretti, per andare a creare tipo un pochino una base. Ovviamente sempre tutto bello sfumato con il colore precedente. Mi serve solamente come base per andare sopra con il glitter. Magari poi andiamo a intensificare un pochino Semsa, vediamo un po' come la situa. E vado ad utilizzare il glitter primer di NYX solamente sulla parte in cui ho applicato OG. Vado ora con un pennello in silicone a prelevare Litty. Ok, confermo, ci sta veramente benissimo. Ma in realtà entrambi penso che ci stessero bene, però beh. Questo ha dei colori che va un sacco anche a riprendere Semsa. L'altro forse staccava di più. Vado a sfumare il bordo sulla parte in cui ho applicato Semsa, ma senza andarla a riempire, perché comunque voglio che il colore si veda. E anzi lo vado un pochino ad intensificare. Quando era uscita questa palette mi ricordo che tipo tutti avevano parlato stramale di Semsa, poi faceva macchia eccetera, però vedete, cioè, secondo me bisogna tipo trovare il modo giusto per utilizzarlo. Anche io avevo provato ad utilizzarlo proprio da sfumatura e avevo avuto qualche problemino, niente di troppo grave perché comunque ero riuscita a sistemare tranquillamente. Con gli ombretti di Anastasia bisogna comunque saperli dosare, però beh, io trovo che sia un colore veramente veramente stupendo. Vado a riprendere l'eyeliner e vado a sistemare un pochino di punti in cui ci sono andati sui glitter. Ora vado a ricreare lo stesso circo sull'altro occhio. Vado anche ad aggiungere le ciglia finte e noi ci rivediamo fra pochissimo per la base. Eccomi di ritorno con entrambi gli occhi fatti. Si sta ancora asciugando ovviamente la colla delle ciglia, anzi non so se poi andrà anche un attimo ritoccata, forse sì, alcuni punti sì, perché sui glitter ho sempre un po' più di problemi a farla aderire per bene. Poi vabbè, tra l'altro questa mi sta anche finendo, quindi un casino. In realtà tipo quella nera nuova, però essendo che non ho la riga di eyeliner classica, ho paura di andare a rovinare un pochino il make up, perché quello ovviamente, cioè, se sbagliate ad appoggiarla macchia. Vado ad applicare il primer, utilizzo questo di Astra, il Ritual Primer, è tipo mattificante. Sentite il rumore? Sono sempre le porcelle comunque. Comunque la vado un pochino a shakerare. Questa ha una texture un po' particolare, adesso la faccio vedere, è tipo gel. Ma non mi dispiace, cioè comunque lascia un bello effetto appiccicosino, che non è male da primer, perché appunto aiuta a dare più grip al fondotinta, quindi ci piace. Vado ora ad applicare il Dark Circle Concealer Corrector di NYX come correttore aranciato per andare a contrastare l'occhiaia. E lo tampono con un pennello angolare, che vado poi a sfumare con un pennellino da sfumatura. Questo in realtà è da ombretto. Vado ora con il correttore della mia colorazione, e che magari vi dico anche qual è, Rosé 200 di Yves Rocher. Tra l'altro nel prossimo ordine di questi stick voglio provare a prendere anche quello marrone per provare a fare tipo un contour in crema. Più che altro perché questi qui sono super cremosi, si sfumano benissimo, quindi beh, magari potrebbe essere un'idea molto carina. Vorrei fare anche un video totalmente Yves Rocher, devo ancora recuperare alcune cosine in realtà, quindi sto un po' aspettando magari che le scontino in alcuni album. Arriverà però in programma. Vado ad applicare come fondotinta con le radio di Yves Rocher nella colorazione sempre Rose 200 come il correttore. Ha un profumo super buono. Vado anche con una spugnetta ovviamente inumidita a sistemare per bene il tutto. Questa mi aiuta a parte a sfumare di più, anche a togliere magari l'eccesso di prodotto. E comunque trovo in generale che quando si mette il fondo con un pennello, quando lo si va a sistemare con una blender, è come se diventasse più effettivo naturale, tipo effetto pelle, cioè anche se magari resta coprente, però si va, cioè non si vede meno tipo l'effetto mascherone secondo me, ecco. Vado ora a fissare il tutto con la cipria di Huda Beauty, utilizzo la Pound Cake. Ha un profumo questa cipria che mi piace sempre tantissimo. Vado ora a fissare con una spugnetta da baking, mentre in altre parti vado direttamente con un pennello da cipria. Questa è assolutamente una delle mie cipre preferite, se non la mia cipre preferita. Vado ad applicare ora la Hoola di Benefit, che andiamo a scaldare un pochino la situa. Come blush per oggi ho portato il Matte Touch Blush nella colorazione 30 Rose Me Up di Essence. A me piacciono un sacco i blush di Essence, peccato per appunto i pack che siano molto cheap, cioè tipo questo ve lo sono portato
portata in viaggio un paio di volte, comunque cercando di starci anche abbastanza attenta, e è letteralmente attaccato con dello scotch, e qui si era anche rotto il pen, quindi vabbè, non me lo porto più in giro, lo utilizzo solamente in casa, mi dispiace perché è una colorazione veramente veramente bella. Eccomi di ritorno al look terminato. Vi dico velocemente i prodottini che ho utilizzato per finire tutto quanto il look. Ho utilizzato l'Automatic Liner Black di Yves Rocher per la rima interna inferiore e superiore dell'occhio. L'ho sfumato leggermente sempre con Semsa. Ho applicato le ciglia finte e come rossetto ho utilizzato Underdog degli Stanley Paint di Fenty Beauty. Questo appunto è il look che è uscito oggi. Io devo ammettere che a me piace tantissimo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti i miei link per andare a seguirmi sugli altri miei social, TikTok, Instagram, Makeup e Instagram principale. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguita fino a questo punto del video. Vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!